Bungie si è ripresa Destiny, Activision è stata sconfitta, il bene trionfa sempre, eccetera, eccetera, eccetera. No, cioè, la notizia è grossa, ma è anche semplice, ovvero Bungie e Activision hanno interrotto il contratto decennale siglato nel 2010 che riguardava il franchise di Destiny. Lo sviluppatore si tiene Destiny 2, mantiene il controllo dell'IP e deciderà in che direzione muoversi. Ad Activision non sappiamo bene come sia andata, ma presumiamo che abbiano ricevuto tanti, tanti soldi, perché interrompere in questo modo un contratto da 500 milioni di dollari in genere non è la cosa più semplice del mondo. I fatti però erano sotto gli occhi di tutti, il publisher era da tempo scontento della gestione Bungie e in particolare di Destiny 2. Nello specifico si accusavano introiti troppo bassi provenienti dalle microtransazioni e una scarsa ritenzione dei giocatori sul lungo periodo. Secondo Jason Schreier di Kotaku, quando la notizia della separazione da Activision ha raggiunto i dipendenti Bungie, c'è stata una sorta di standing ovation, con gente che stappava champagne inneggiando alla magnificenza dei propri dei pagani. Detto in due parole, Bungie è contenta di poter gestire da sola il franchise di Destiny, e senza sorprendere nessuno, anche la maggior parte dei giocatori è dello stesso pensiero, perché Activision è cattiva. Activision ha distrutto Destiny e Activision ha fatto inserire le microtransazioni nel gioco. Giusto? Allora, ragazzi, non è esattamente così. Partiamo da un punto che deve essere chiarissimo. La verità assoluta e reale non potremo conoscerla mai. Gli accordi presi tra le due aziende sono segreti, dunque potremo affidarci soltanto a voci di corridoio che non verranno confermate da nessuno. Ad ogni modo, secondo innumerevoli fonti, la situazione è piuttosto diversa da quanto non si potrebbe credere, e andiamo a vedere perché. Prima di tutto è importante capire che la maggior parte delle mancanze di Destiny e Destiny 2 non sono dipese tanto da Activision quanto piuttosto dalla stessa Bungie. Il publisher sicuramente avrà imposto scadenze che possono aver reso le cose più complicate per lo sviluppatore. Detto questo, però, Bungie ha avuto tempo in abbondanza, sia per lo sviluppo del primo che del secondo capitolo, che delle varie espansioni. C'è stata, senza ombra di dubbio, una cattiva, cattivissima gestione del tempo a disposizione, così come delle risorse umane. Ricordiamo infatti che non stiamo parlando di un piccolo studio indie, di un paesino in provincia di Fondacazzi, ma di un team rinomato che conta centinaia di dipendenti. Il primo Destiny è stato lanciato sul mercato praticamente vuoto, dopo promesse allucinanti che non sono state mantenute. Destiny 2 ha dato poi un colpo di spugna a innumerevoli contenuti che sarebbe stato molto più sensato utilizzare. Questo perché non stiamo parlando del seguito di un gioco canonico, ma di un game as a service, ovvero un prodotto pensato per venire aggiornato nel tempo, per ricevere espansioni che aggiungano contenuti. Perché rimuovere ad esempio le mappe del PvP? Oppure, non sarebbe stato più sensato aggiornare e continuare ad utilizzare i vecchi raid invece che cancellarli dal mondo di gioco? Sarebbe stata sufficiente qualche meccanica addizionale, qualche modifica estetica e si sarebbe potuto offrire un contenuto familiare, rinnovato e di nuovo attuale. Le vecchie destinazioni, le risorse, attività come la Forgia dell'Arconte o come la Corte di Oryx erano basi su cui espandere e migliorare, non elementi da cancellare. Naturalmente non ha aiutato il totale cambiamento di rotta durante lo sviluppo di Destiny 2, e anche qui è difficile dire se Activision possa aver avuto delle colpe. Ciò che sappiamo per certo è che è stata Bungie a decidere per l'inserimento dell'Eververse in Destiny 2, spingendo sulle microtransazioni estetiche che sono state tanto osteggiate dai giocatori. Ve lo ricordate il movimento sui forum ufficiali dell'hashtag RemoveEververse? E allo stesso modo Bungie ha scazzato anche con le prime due espansioni del secondo capitolo, ripetendo quanto era accaduto con il primo Destiny. E adesso, a poco più di un mese dal lancio della quarta espansione di Destiny 2, sembra che la lezione non sia stata ancora imparata. Lo sviluppatore sta vendendo un pacchetto che aggiunge poco e niente in termini di contenuti, con un'impalcatura a base di grinding e time sync, come se non ci fosse un domani. Hanno deciso perfino che fosse opportuno farci fare i chilometri dentro la torre per andare a parlare con un nuovo NPC. Questo perché quei 30 secondi in più fanno gameplay, fanno sostanza e divertimento, secondo loro.
Bungie ha le sue colpe, ragazzi, è inutile nascondersi dietro un dito. Sono sicuramente pieni di gente talentuosa, ma come spesso avviene, questa gente talentuosa non ha alcun potere decisionale. I capoccia della compagnia non hanno le idee particolarmente chiare, sono abbagliati dalle parole delle loro stesse dichiarazioni, quasi accecati dalla propria irrealistica ambizione. Sicuramente Activision avrà reso le cose più problematiche per l'azienda, senza dubbio avrà chiesto che il franchise puntasse a un vasto range di utenti. Allo stesso tempo però ha anche finanziato Bungie con un sacco di soldi, ha messo in moto una campagna di marketing straordinaria e ha permesso a un progetto così gigantesco di prendere forma. Che il nome fosse Activision, Electronic Arts o Ubisoft poco importa, perché Bungie aveva comunque bisogno di un colosso del gaming perché Destiny divenisse realtà. Non ha molto senso, secondo me, esultare per la cessazione di un contratto con un'azienda che alla fine è stata comunque fondamentale per il tuo progetto. Adesso, ovviamente, le cose potranno prendere qualsiasi piega. Bungie potrebbe decidere di continuare con i piani originali e rilasciare sul mercato un Destiny 3. Dovrebbe occuparsi, ovviamente, in prima persona della distribuzione, dei server, oppure cercare un nuovo partner. Oppure ancora, magari, potrebbe continuare a costruire utilizzando come base Destiny 2, in maniera tale da non dover ricominciare da zero in termini di contenuti. Sarebbe da una parte un rischio, dall'altra sarebbe anche una cosa sensata. Entrambe comunque sono opzioni possibili, non esistono vincoli, tutto starà al buon senso della compagnia. Un buon senso che, francamente, mi sembra latiti. Vorrei ricordare infatti che era stata proprio Bungie a dichiarare candidamente che produrre contenuti è difficile, cercando di giustificare la qualità di alcuni DLC. Adesso è possibilissimo che questo sia vero, ovvero è possibilissimo che sviluppare contenuti non sia la cosa più facile del mondo. Però, se non sei in grado di sviluppare contenuti, non devi per forza fare lo sviluppatore. Credo che a breve partiranno i concorsi per diventare pompiere. C'è mio zio che ha aperto da poco un cementificio e so che cercano personale nel reparto formaggini di Carrefour. Le possibilità sono infinite. Per il momento quindi la cessazione del rapporto con Activision può significare tutto e niente, ma esultare mi sembra un po' eccessivo. L'unica speranza è che questi signori si ricordino della propria illustre storia. I raid li sanno fare, lo sappiamo, i designer ce li hanno, lo sappiamo, e i programmatori anche. Tra Anthem, The Division 2, Fortnite, ok, ci devo mettere pure Fortnite, e altre amenità, il gaming as a service è un segmento decisamente affollato, non c'è più spazio per i mezzi fallimenti. Activision o meno, Bungie questo deve capirlo. Ok ragazzi, per questo video è tutto, vi invito come sempre a lasciare un like e a condividere. A breve dovrei ultimare la recensione dell'Armeria Nera, dato che finalmente a un mese dal lancio si sono decisi a sbloccare tutti i contenuti. Naturalmente non mancherà un video. Ci risentiamo alla prossima.